che che dovrebbe da iene? gennaio. Ma dai, ragazzi, ma basta. Comunque, Ma andiamo sulle questi. pagelle. Andiamo sulle pagelle, così ne parliamo direttamente dall'avaroviola.com. Pagelle Fiorentina, Arthur si salva, Ihone e Brera lo deleteri, Parisi disastroso. Sì, il problema Iniziamo da della Fiorentina sta a Terracciano. Parisi, ragazzi, ve lo annuncio. Eh? Il Ora problema della Fiorentina sta a approfondiamo. Parisi, sì, infatti. Il problema della Fiorentina è stato tenere tutto quel tempo Biraghi in campo. Io capisco perché non lo mette Terracciano, Parisi. ecco, Terracciano, 5 e Mi puoi mezzo. mettere più grande, per favore? Sì, la metto subito più grande. Grazie. Vedete meglio così? Terracciano, 5 e Sì, mezzo, non può grazie. nulla sul gol di Simeone, para anche su Politano nel primo tempo, ma quella palla sarebbe finita comunque fuori. Preso in contropiego sul terzo gol di Zerbin. Vabbè, che 5 e mezzo perché ha preso 3 gol, perché quello che doveva fare da e portiere ha comunque non è per fatto. niente reattivo. Ah. Su? Dai, è proprio lento. Anche sul terzo No, gol sono sembrava d'accordo, sono lento. Terzo gol, sì, anche secondo me, d'accordo. Però sul leggermente. terzo gol, secondo me, un portiere Un forte non lo portiere prende. forte la para, Non la certo. prende, Però ragazzi, il credi. portiere. Anche Pietro sta facendo il massimo quest'anno. Direi. Quest'anno sta overperformando Terracciano, ragazzi, io ve lo dico. Altro che C'è vola. il lavoro di Savorani, Sì, ma ecco. va cambiato uguale il Io non portiere. stavo, Jack, Certo, io non ma ne stavo vanno a con il cambiare. discorso della stagione, eh? Cioè, non stavo, Eh? come? Non discutevo Sì, la era per stagione. dire. Cioè, io anche penso che Terracciano quest'anno sia stato molto positivo, Anche io sul terzo però gol. se commento il terzo gol, secondo me un portiere forte lo para. Questo non Parte in ritardo, mi sembra, lo vedi dare play. sì, è un po' No, strano. ma lui non è reattivo per niente. Poi. Allora, arriviamo a Kayode, 5 e mezzo, corre, 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 bene, ma quando deve giocare la palla con i piedi è un disastro. Quel che conta però è che dalla sua parte comunque non viene mai messo in grande apprensione da Kvara. 5 e D'accordo. mezzo perché ha contenuto bene il Sì, georgiano, ci però sta, ci poi sta. neanche un cross, ragazzi. Poi vabbè, è giovane, però la rimessa laterale Sì, ma i piedi sono quelli, anche se è ha dovuto giovane. dare la controrimessa all'arbitro perché l'ha battuta male, quindi magari quello è la roba semplice. Cerchiamo di Cioè, farle contro bene. fallo, regà, Serie A nel 2024, contro fallo. Gli arbitri quando hanno 10 anni, i bambini devono insegnargli se sbagliano in campo come si fa le Secondo, rimesse scusate, una laterali. A domanda. 20 anni. Ma secondo voi c'era il giallo su Biraghi? C'era il C'è bar il in giallo su Biraghi, giallo c'era. L'ha preso, l'ha tutto ok. cinturato e l'ha strattonato. Ha fatto un errore Comunque alla cazzo c'era di cane. un giallo su Lobotka uguale che non gliel'ha dato. E Quello è fa, anche vero. secondo me il fallo prima gliel'ha Vabbè, c'erano dato. tutte e Tra le due, due, meglio allora per alla lui. fine. No, Però non c'erano per tutte e male. due, però dagli tutte e Però, due. ma scusate, Infatti. ragazzi, scusate, per Magari ha quale visto male motivo tu. cinturare il giocatore del Napoli in quel modo e prendersi un giallo? Per No, ma quale poi va a motivo? protestare. Ma Perché gli che aveva, cosa perché gli fa? stava andando via. Cioè, lui era in ritardo col Cioè, tempo. Per è quale lento. motivo? Ma Biraghi sarà sempre in ritardo, ma come Cioè, fa? lui lì, Biraghi, ha visto che gli andava via, non ce la faceva stargli dietro e quindi ha dovuto metterlo sotto. È così. Arriviamo a Milenkovic, 5 e mezzo. L'unico errore della sua partita è il duello perso a centrocampo antecedente al gol di Simeone, ma ci può stare nel complesso di una gara ricca di duelli, anche perché era parecchio lontano dalla porta. Per me do più la colpa a Quarta e Biraghi per il Anch'io. gol Ah, sì, subito. certo. Guarda, vi dico la verità, do la colpa anche a Ihoné perché su Juan Jesus prendili, dai una bottarella e lo butto in terra. Okay? Ti prendi il Ma noi giallo, non lo metto in falli dubbio. sistematici non si Era fanno Ihoné o mai, va. Kayode? Era No, Ihoné. Ihoné era. No, Era noi siamo Ihoné. dei chierichetti, ragazzi. Noi non si fa mai fallo quando serve. Sì, Vero, siamo almeno tutti c'è un po' di in malizia. chiesa. Vanno. Quarta che no, lo stiamo Oh. riguardando adesso. Quarta che non fa la linea del fuorigioco. Biraghi che non fa la diagonale. Ragazzi, roba da manicomio, come si suol dire. Passiamo a Ilcino Quarta, voto 5. Non fa il movimento appunto sul gol del Napoli e lascia quel metro decisivo a Simeone. Resta l'unico errore della sua partita, ma è decisivo e negativo. Incerto sul movimento anche del terzo gol. Quando c'è da marcare, pecca. Fa meglio il D'accordo. centrocampista che il difensore centrale, no? Eh sì, Che ne sappiamo che è il suo pensate voi? difetto. Boh, guarda, Lui io ha per una sfiga i addosso, cioè voti che ho lui visto l'unico errore che adesso. fa lo paga sempre, però è pesante, quindi è giusto il voto. Ma io per i voti che ho visto adesso abbasserei a tutti di mezzo punto, guarda. Veramente una cosa clamorosa. A tutti, Vabbè, però indistintamente. non c'è una sufficienza, quindi dai. No, no, infatti, Biraghi. quello è.
Biraghi, voto 5, non fa bene la diagonale. Oh, ragazzi, ci siamo letti nel pensiero, io e Flavio. Non fa bene la diagonale su Simeone che segna. In fase offensiva è praticamente innocuo. Quello che dicevo con Tommaso a fine primo tempo. Se l'anno scorso, anche se in fase difensiva, faceva quello che faceva, ma almeno qualche cross te lo faceva. Quest'anno neanche quello. In fase difensiva viene saltato praticamente sempre. Per me 4. 4 e mezzo, concordo anch'io. No, no, 4. Sei il capitano, su quel rigore devi andare lì e dirgli te non lo batti. Su questo è vero, per però io non niente. La vuoi la fascia, bene, là ti prendi la responsabilità di quella fascia. La gerarchia dei rigori è un po' assurda ed è anche obsoleta. Ma arriviamo a Arthur, il migliore in campo, 6 e mezzo, partita gigantesca del brasiliano che dirige in maniera perfetta la Fiorentina, tocchi sempre precisi, dribbling e cambi di passo che mettono in crisi il Napoli, che non lo prendono mai, anche perché lui ruba sempre il tempo al diretto avversario. L'unica palla che perde è il minuto 82, è un pallone che fa nascere l'angolo che porta al 2-0 del Napoli. Tra l'altro, con Priscilla, l'abbiamo detto, Priscilla c'è stato un momento che ha strillato, ha detto ma è da solo, non c'era nessuno che accorciava su di lui, ok? Mezzo voto in meno, se no sarebbe stato 7. Giusto, Duncan, Arthur migliore in campo. Arthur migliore in campo. Duncan, 5 e mezzo. No, scusate, Arthur, non Duncan. Duncan, 5 e mezzo. Buona partita del Ganese che cerca di andare in verticale ogni volta che ne ha la possibilità. Non si accorge di Zerbin sul 3-0. Errore che cambia il giusto, perché eravamo a fine, quindi voglio dire. Tralasciando l'errore, la verticalizzazione su Nzola e quel cross sempre per Nzola, io non mi è piaciuta a me Duncan, sono onesto. Forse ci ha abituato troppo bene nell'ultimo periodo, però vabbè, 5 e mezzo, giusto, non è stato tra i peggiori, quello sì, esatto, sono d'accordo, esatto. Però esatto, arriviamo a Bonaventura, 5 anche troppo per me, a me non è piaciuto per niente, no, per niente. Ma... cioè, io non è 4 e mezzo e... E Bonaventura 5 qua... per me è proprio sbagliato. Sono d'accordo. Bonaventura è qualche partita, è un paio di mesi che è come diceva Ale. Vale, è ragazzi, perché ti tira fuori. Nazionale. Ecco, sì, quando andai nazionale. Tira fuori ogni tanto. Ecco perché dico, se un giocatore non è in forma, però io non voglio far polemica, però cambia qualcosa. Cambia qualcosa. È inutile metterlo per forza. Fallo recuperare per bene e inventati qualcos'altro. Ragazzi, bisogna dire anche questo qua, eh? È giusto dire che la società sbaglia, però qualche idea un pochino diversa, male non il pare. Problema è che anche il suo vice sta per succeduto. Sì, va bene, ok, e ti inventi qualcos'altro. Comunque, continuiamo. Bonaventura, voto 5, il primo tempo non è negativo, anche se spesso si ha la sensazione che non ha intorno a lui nessuno con cui dialogare. Sinceramente, mi verrebbe più da dire... tutte le volte che fa quel tocco di pallone in più e non rischia magari la giocata. Ecco, a volte forza troppo la giocata. Nel secondo tempo pasticcia troppo. Bonaventura veramente in fase calante, lontano parente. Sì, è Bellingham scaduto al momento. Io gli do 5 e mezzo e do 3 a chi non ha preso uno per farlo rifiatare. Perché questo è un giocatore di 35 anni, ragazzi, non si può pensare che faccia tutte le partite come ci ha abituato inizio anno. Assolutamente d'accordo. Quindi io Jack lo difendo, per quanto mi riguarda. Sono d'accordo, raga, 35 anni, guarda che non sono tanti. Appunto, è questo il problema, lo dovevi fare quest'estate, un'alternativa giovane Jack, a Bonaventura, ci Baldanzi. Voleva. Se tu hai Baldanzi, fai una gara Baldanzi e una gara Bonaventura, e Bonaventura certo. Quella gara che ti fa, te la fa alla perfezione. Perfettamente. Certo, e Baldanzi certo. Vi faccio ha un esempio. La possibilità di crescere. La Lazio sugli esterni c'ha un esterno di 36 anni, che è un campione, un fuoriclasse, che entra a 20 minuti dalla fine. Pedro. Esatto. Scusate, c'è italiano. Scusate un attimo, c'è italiano, sentiamolo. Anche da un punto di vista di tenuta difensiva e di proposizione, di proposta offensiva sotto prima della doppietta del Napoli ha mostrato poco. Sì, dai, complimenti a Napoli per aver preparato questa partita, tra virgolette un po' ci ha sorpreso, ma è un sistema che sappiamo affrontare, sinceramente il secondo e il terzo gol eravamo in partita.
in pugno la partita, abbiamo sbagliato anche il calcio di rigore per rimettere a posto tutto, però poi è chiaro che ti devi un po' sbilanciare per cercare di pareggiarla, portarla anche ai rigori, che era anche un obiettivo dopo il primo tempo, però mi ha commesso due errori, partita chiusa, ripeto, complimenti al Napoli. Ragazzi, ma questa qui l'avete vista? 0-0, di giusto fare complimenti alla questione. Nico Gonzalez, che è il rigorista più efficace della Fiorentina, era riuscito a portarlo in panchina, ecco, probabilmente aspettando, no, l'ipotesi di rigori finali, ce lo racconta quel rigore voluto, che ha voluto calciare Bonetti, ma era lui il rigorista designato in assenza di Nico? Nico è un altro che si ferma a battere, se l'è conquistato, sono convinto che il fatto che sia il calcio di rigore gli ha dato quella fiducia da prendere il pallone in mano, altri rigoristi gliel'hanno concesso, perché è chiaro che nel momento in cui fai quella giocata e ti senti nelle condizioni di poter fare gol e di rimettere a posto la situazione, non si può togliere la palla a un ragazzo che li batte bene, li sa battere, si ferma a batterli, quindi si è visto che li batte bene, eh? un po' tra virgolette questa fobia dei rigori non ha... Dobbiamo cercare di bloccarle immediatamente, perché a parte Nico, che è bravo a tirarle ed è infallibile, gli altri stanno sbagliando rigori e stiamo perdendo. Ma che dice? Dobbiamo cercare di mettere a posto la situazione. Mister, vi ascolta. Ma iniziamo con Stefano Sorrentino. Ciao Vincenzo, se ti conosco, stai mantenendo la calma, ma secondo me sei molto arrabbiato per la prestazione della squadra. Anche noi. Partite, credo che hai sbagliato rigore. Però questa sera i ritmi erano un po' troppo lenti, forse perché il Napoli era ben chiuso dietro, però trovate gli spazi, avete avuto magari più possesso palla, però non è la Fiorentina che noi conosciamo e non è la tua Fiorentina quella di questa sera. È un peccato, perché comunque anche nella fase difensiva siete sempre molto, molto attenti e questa sera avete preso dei gol prevedibili. Ecco. Invece cosa c'è? Cosa fa di questa partita? Riesci a trovare un qualcosa che ti fa ben sperare adesso per il proseguo del campionato per la semifinale di Coppa Italia? No, sinceramente non salvo niente, perché l'unico obiettivo era quello di superare questa semifinale, perché ne avevamo la possibilità, l'abbiamo anche dimostrato per 84 minuti prima del 2-0 loro. Ma come dici te, devo ammazzare un po' i ritmi, non è facile poi scardinare una difesa come il Napoli che pensa solo a far quello e a ripartirti. In questo momento ci sono partite dove torna quella sterilità che abbiamo mostrato in precedenza, altre volte invece siamo riusciti ad essere più concreti, ma non era semplice. Andare sotto lo sapevamo che potevamo complicare la partita, e non essendo rapidi, veloci, poi con i cambi non siamo riusciti a cambiare l'inerzia, la perdiamo, ma secondo me fino all'84esimo la squadra è stata veramente partita e ci ho creduto perché potevamo, secondo me, con un guizzo pareggiarla e poi sparare in qualche altro. Ma che guizzo! Ah, no, la delusione è direttamente proporzionale, mister, al fatto che la Fiorentina sta andando benissimo in campionato, molto bene in Coppa Italia, molto bene anche in Conference League, e quindi si fatica a trovare una spiegazione a partire da stasera. Provo a fare l'esperto di tattica, quale non sono. Di solito quando sono le squadre che giocano a tre si mettono a specchio, e l'ultima volta che avevamo visto la Fiorentina con il Coppa Italia con il Bologna era con la difesa a tre. Perché stasera ha giocato 4? Non se la mia messa a specchio, comunque. Considerato che il Napoli si era messo a 3, ecco, insomma. Non sa che dire. Con Bologna avevamo qualche assenza, con Bologna avevamo preparato in un allenamento questo tipo di strategia per cercare di essere un po' più presenti anche sugli esterni, cosa che oggi non abbiamo subito, non abbiamo sofferto, è cosa che utilizziamo nel momento in cui abbiamo la necessità e siamo in difficoltà. In questo momento, soprattutto oggi, avevamo i ricambi, avevamo gente che poteva cambiare la partita, siamo andati sul 3-3 davanti contro i loro difensori, non l'abbiamo mai fatti giocare, abbiamo anche rubato tanti palloni per cercare di far male al Napoli, però ripeto, ci capitano queste partite dove siamo poco incisivi, siamo sterili, e mi dispiace perché
gol annullato, rigore che poteva cambiare veramente i sorti di questa partita, alla fine la perdiamo, ma complimenti al Napoli, ripeto, per quello che è stato capace, per come ci ha limitato e per come si è presentato stasera. Obiettività per i complimenti al Napoli, ma anche la rabbia che sicuramente metterete nel proseguo di questa stagione. Siete una bella tavola della Serie A con il quarto posto che state difendendo fino ad ora. C'è la Conference League, per quanto ci riguarda, invece noi ci diamo appuntamento in Coppa Italia. Grazie a Vincenzo Italiano. Grazie. Io però povero italiano, c'era un po' di ritardo tra la domanda e la risposta. Sì. L'ho visto bello arrabbiato il mister, ragazzi. Ah, io non l'ho visto arrabbiato. Sentito. No, ma ragazzi, in conferenza stampa giusto... fa sempre 0-0 lui, Sì. Ma italiano è lo sappiamo. Ora non fa giusto... casini lui, cioè lui non fa casini né in un modo né nell'altro, ma è un errore. Ma ci sta, ma ogni tanto piccarsi un pochino ci vuole, cioè, anche perché dire velatamente non può giocare con i conebre ancora, lo potrebbe dire, non lo può dire, Tommaso. Non lo vuole dire, sono caratteri, sono modi di essere, ma come non lo vuole dire, ma perché lui si... che deve dire, secondo voi che deve dire? Ma Michele Orru dice a giugno va via, io non lo so, sinceramente, vediamo, te lo dico sinceramente. La stagione vedrà, è lunga, sì. non sai come ti piazzerai. Si può parlare del Napoli, ma il Napoli, se parli qualche partita, non è Firenze che si stringe attorno a te, ragazzi. Dove? Roma? Dove spendono meno che qua? Le altre panchine sono già tutte piene. Cioè... Il fatto che gli vada bene tutto italiano può essere un segnale che può andare via a giugno, eh. Comunque regala, sì, io gli andava bene tutto anche due anni fa, questo non è propriamente vero, cioè il fatto che lui in conferenza stampa ai microfoni si comporti in un modo non vuol dire che lui non parli con la società, perché esatto. Lui può essere una persona di sicuro. Lui può essere tranquillamente una persona tranquilla che sta nel suo e non fa le scenate come fanno altri e che certo. Al pubblico fa così, ma anche perché poi i tifosi, i giocatori lo sentono, quindi può essere anche per questo. Questo però non vuol dire che italiano non sia andato alla società, dalla società, e gli abbia detto: guardate, che io così non ci rimango più in questa città, perché io così non voglio giocare. Non è che una cosa esclude l'altra, ecco. Mettiamo anche, magari c'è anche un rapporto, cioè lui domattina si presenta, domattina no, vabbè, quando si presenta ad allenarsi sono questi ragazzi, cioè. Capito? Per lui e la sua squadra, nel senso, non è Mourinho, ragazzi. Cioè, non lo fa. Per me fa bene non farlo. Ma io sono d'accordissimo con Luca. Ma fa bene a non farlo, ma forse gli dai una sveglia a dirgli una cosa del genere ai Honebre. Ma non è vero, Tommy, non è vero. Allora tanto è uguale. Allora tanto se fai così restano uguali, se non lo fai restano uguali, allora restano uguali comunque. Tanto vale provare a dire una cosa in più ogni tanto. Ma l'italiano non... lui è della filosofia, probabilmente i panni sporchi si lavano in casa. Non è Juric che spacca tutto, per capirci. Quello sono estremamente per me è assurdo che un allenatore gli vada bene questa situazione. Per me è assurdo che non gli va bene, ragazzi. Non gli va bene, non gli va bene. Che non si lamenta mai. Allora metta un po' la società alle strette. Lui c'ha il coltello dalla parte del manico. Cioè, se l'italiano va via da questa squadra, noi si finisce esimi. Questo non lo sappiamo, se l'ha fatto esimi, no. Magari l'ha fatto, cioè magari a porte chiuse, cioè nelle segrete stanze del Villa Park quando discute, non lo sappiamo, cioè lui sicuramente li ha chiesti i giocatori, cioè nel senso aspettiamo che arrivino, che dobbiamo fare? Lui aveva chiesto un esterno da portare in Arabia. Alla fine dell'anno scorso, dopo che si perse la conference, lui lo disse: ci sono queste persone che io non voglio più vedere, ho bisogno di questo e quest'altro. Poi alcune cose sono successe, alcune cose no, siamo d'accordo, però lui era stato chiaro, cioè erano uscite le voci che lui davanti alla società aveva detto quello di cui aveva bisogno. Quindi non penso che italiano sia uno che si fa mettere i piedi in testa, uno che difende a spada tratta i giocatori o che difende a spada tratta la società, e non è tantomeno quello che sto facendo io. Sto semplicemente dicendo che secondo me non ha senso denigrare delle persone di fronte a dei microfoni che tanto chi se ne frega. Se gli devi dire qualcosa, glielo vai a dire, tanto stasera dormo tutti insieme e pace all'anima loro. Cioè lui, i Conè,
gli vor, cioè nel senso gli vorrà anche bene, no. 2 anni che conosce sto ragazzo, evidentemente non vuole umiliarlo, cioè c'è poco da dire. Ma io non e secondo me detto, fa bene, non ho detto che deve Mourinho umiliare a me personalmente dava fastidio quando sentivo Mourinho dire ma... c'è un calciatore che ci ha causato la sconfitta. No, infatti non dico di fare così, io dico di chiedere di più alla società, ma quello ma... sì. Ma non a loro e basta a parole, in conferenza lo deve dire a tutti. L'ha detto. Cioè lui deve mettersi la parte. Vogliamo, perché vogliamo lui così esterni. Cioè lui così facendo fa passare il messaggio che a lui gli va bene così. Invece no, lui il deve mister, dire guarda che a me non mister, mi va bene così. Domani, il mister ha detto ci sono per... giocatori che andranno via e che giocatori che arriveranno. Il messaggio che passa secondo me non è quello che tu devi sentire in conferenza. I messaggi se li danno loro in privato. Sì, ma la stampa, del privato non lì. Sa niente. Magari è tranquillo perché sa che non sono arrivati oggi, arriva, non lo so, cioè stiamo ipotizzando. Dovevano essere già arrivati, ragazzi. Lo so. Non lo so, cioè. Io fossi al posto italiano mi incazzerei, ma sono io. Ma non da ora, da un po'. Nel senso. Jack magari si incazzerebbe, Priscilla si incazzerebbe, Mattia si... Noi abbiamo caratteri diversi e lui è un allenatore che ha un carattere così. Cioè, comunque, davanti alle tre camere si parla sempre. Andiamo avanti con le pagelle e poi proseguiamo ad analizzare il tutto. Arriviamo ai Coné, 4 e mezzo. Il primo tempo non è così brutto, si procura il rigore e fa qualche buona giocata, ma prima pretende di battere il rigore e poi lo calcia in maniera oscena. Nel secondo tempo ha una grande occasione lanciata a rete da Arthur, ma sbaglia, come al solito, il primo controllo, quando ha fatto rimbalzare il pallone. Io l'ho detto in live, posso vedere in Serie A un giocatore che non mette giù il pallone? Dai ragazzi, ora, qui mancano fondamentali, qui mancano i fondamentali, Cioè, vi faccio un po' una risata perché giusto un po' una risata. Io sto mangiando 3 e mezzo. Io c'ho la televisione davanti, mia mamma ce l'avevo di fronte davanti. Mi ha detto: come mai sei diventato bianco? Ha tirato quando io ho visto che ha sbagliato il rigore, sono sbiancato. Sono ha detto: cosa si sente male? Anemico. Comunque l'ha tirato velocissimo. Io non me l'ero neanche accorto l'avesse tirato a un certo punto, ma non l'ha neanche tirato forte. Secondo me, come cavolo ha fatto a non prendere neanche lo specchio? L'ha presa male. Perché fatto, non l'ha tirato tutto nel corpo all'indietro. È partito centrale. Proprio non è tranquillo. Un giocatore che non è tranquillo, non lo devi battere. Oh, basta. Però cioè, avete sentito ora? Non so se è o non è una giustificazione, però anche prima, nelle parole in italiano, quando gli hanno detto del rigore di Coné, lui ha detto, lui se l'è sentita e i compagni i rigoristi non hanno detto niente. Perché anche lui quello... Cioè, io non sto dicendo, non voglio difendere italiano perché da questo punto di vista l'ho già detto più volte, è il primo che ha colpe. Però lo ripeto, se ci sono delle persone che battono i rigori devono essere quelle. E il nostro carissimo capitano deve andare lì, prendere la palla... tirarla lui, oppure dare la palla a Beltrano e dire no, avevi rotto il cazzo. Anche perché poverino Beltrano, ogni volta lo lascia tutti. Ti do ragione Priscilla, ti do ragione. Sì, ma Beltrano c'ha zero carattere. Sì, ma possibile uno... Bene. Possibile anche con Eli ruba il pallone. Ma Beltrano non vuol fare le scene di Balotelli stile tu. Cioè... Dai, lì deve essere l'allenatore a dire... Lo batte lui e lo batte lui. Non deve esiste essere l'allenatore. Non deve essere Beltrano, secondo me. Comunque, cioè, rigore molto dubbio. Vettura mia, Mamma mia, rigore dubbio, Non mi ci fare pensare. Guarda. Dubbio, non dubbio. Lui li aveva fatto. Secondo me, cioè, lì è fatto una grandissima. Guarda, se il rigore lo tira Beltrano e segna il 4 e mezzo che dà Flavio per il primo tempo, 6 e mezzo. Perché non ha fatto un brutto secondo primo te, tempo, Tommaso non c'era il rigore, ma ha buttato via tutto. Boh, l'hanno fatto vedere ora, cioè lo sfiora, cioè sì, sì lui c'è perché alla fine lo incastrano, però non è che lo tocca proprio. Lui si butta, no, ma va bene. Cioè. C'era pure il dubbio, c'era, però ci hanno dato. È molto fai dubbio questo rigore. Tempo, butti via tutto perché sbagli il rigore. Un po' sfortunato magari, non lo so, però cioè, butta via tutto ogni volta. Come sempre, il secondo tempo è sparito nei 10 minuti, infatti l'ha tolto subito. Perché arriviamo a Brecalo. Arriviamo a Brecalo. A giocare a bocce deve andare Brecalo.
Voto 4. La colpa non è sua, non è di Italiano, che è praticamente costretto a metterlo in campo perché non ha alternative, ma di chi ha fatto sì che fosse l'unico esterno a disposizione in una partita così importante. Non supera mai l'avversario o sbaglia i passaggi o li passa all'indietro. Ragazzi, io ripeto, sei arrivato in semifinale di Supercoppa Italiana senza un titolare a sinistra. Sì, comunque costretto non sono d'accordo, perché costretto non sei. Bravo, ma anch'io per me no, perché tu potevi fare un altro modulo, non tu ce la metti. E se fa un altro modulo, la gara in corso non mette un cazzo di nessuno, perché non c'ha nessuno. Quindi esatto. Quale sarebbe l'alternativa, Simone, Tommaso, quale sarebbe l'alternativa? Esatto. Cambiare modulo. Poi che fai? Poi... secondo tempo abbiamo cambiato modulo. Avete visto la No, non si è cambiato modulo il secondo tempo. Dai, raga, ben via. Ora il problema è lei in modulo. Ma di che no, io non dire modulo, però dire che l'italiano è costretto a mettere Brecalo. Se una squadra gioca con degli esterni e solo Brecalo, sei costretto a mettere Brecalo. Anche perché Parisi, avete visto il fenomeno Parisi, ragazzi? No, perché oggi sembrava male. Che avessimo in panchina Roberto Carlos, è entrato, ha fatto più danni di Piraghi, clamoroso. No, però poteva fare la difesa a tre comunque dall'inizio senza mettere Brecalo. Parlare dopo, ragazzi. Come ha fatto col Bologna. Allora, perché facciamo una cosa. Col Bologna completiamo... Si è sentito bene se te l'ha spiegato, Tommy? No, non ho sentito. E con il Bologna Zirkzee se fa gol si perde. Come andiamo avanti con le pagelle, poi ci ammazziamo. Andiamo avanti con le pagelle e poi ci confrontiamo. E Beltran, voto 5. Si impegna ma non è mai pericoloso, è un centravanti, deve essere pericoloso. In mezzo ai difensori del Napoli non la prende praticamente mai. Questo è vero. Però c'è anche sì, da dire una cosa. Gli è arrivata solo una palla, eh. Ragazzi, però posso una roba, il centravanti i palloni se li deve anche andare a prendere, fare un movimento a smarcare. A me sembra che Beltran i palloni se li vada a prendere, onestamente. Per farci la palla, Prisci, Beltran ha mai fatto un movimento a chiamare il passaggio di Arturo Bonaventura? Vabbè, se Jack non fosse stato in fuori gioco, gol l'aveva fatto. Vabbè, però è fuori gioco. Vabbè, ma tralasciando quelle episodi. No, parla di fuori gioco. Ragazzi, un centravanti che fa un tiro in porta e che non è mai pericoloso, quanto gli vuoi dare? Il voto è giusto. Lo stesso voto di Biraghi per me non va bene. No, ma Biraghi, ti posso chiedere una roba? Oggi Biraghi, che disastri fa che si parla di Biraghi? Per me sbaglia tutto, a partire dimmi cosa sbaglia, i disastri di Biraghi, perché ho sentito che devo prendere tre per te, mi dici i disastri, perché se uno si collega e ti ascolta, abbiamo perso per Biraghi, il primo gol, ragazzi, Simone fa un grandissimo gol. Allora, questo non è vero. Sì, però è lento da morire, dai. Questa cosa. Non ho assolutamente detto. Io gli ho messo 5 a Biraghi, attenzione. Però no, peggio di Biraghi, ragazzi, Biraghi a me non mi è sembrato. Fabio, ma Biraghi deve fare due cose. Deve difendere e deve essere un minimo offensivo. E gli ho messo 5, Priscilla. Gli ho messo 5 per questo motivo. Fabio, però sembra che abbiamo perso per Biraghi. Quando Biraghi è uscito, abbiamo fatto ancora peggio. Se il problema è un calciatore, quando lui esce, le cose dovrebbero migliorare. Ma il problema non è un calciatore. No, il problema non è Biraghi, ma Biraghi è già male oggi. Infatti, ha preso 5. Ragazzi, Biraghi, Tommy, Jack, no, però per me di Biraghi o no? Sì, sì però per me Beltran ha giocato meglio di Biraghi. Beltran. Ma che c'entra? Cioè, se è 5 a Biraghi, 5. Sì, ancora 5. Ma lo sto dicendo questo, però secondo me almeno mezzo punto in più a Beltran era giusto, se non un mezzo punto in meno a Biraghi. Ma non puoi paragonare la partita di un difensore ad un attaccante, se l'attaccante ha un compito nella vita. Fare gol. Il difensore non fa gol. Già se non fa gol. Ma quali occasioni ha avuto per far gol? È un problema. È un problema se non ha occasioni. Ma quella è la squadra. Mia Beltran. Beltran, cavoli, con l'Udinese ha avuto un'occasione, ha fatto gol. Bravo, però io stiamo giudicando Napoli-Fiorentina. Torniamo a Napoli-Fiorentina. Un centravanti, ragazzi, che non è mai pericoloso, cosa gli vuoi mettere? Ma se come può essere pericoloso in una squadra che è prevedibilissima? Ma onestamente, io così prevedibile oggi la Fiorentina non l'ho vista, ragazzi. Accidenti, secondo tempo... Flavio, mi dici un'azione del secondo tempo? Non ha fatto un'azione a Fiorentina. Ha imbucato due volte per Nzola, ma ha sbagliato due volte passare. Sì, va bene, ma che è un'azione pericolosa quella.
Eh sì, perché se il pallone falso fa così. Tommy, allora il Napoli è stato in osceno oggi. Infatti il Napoli sta osceno oggi. Osceno. No, non è stato osceno, ha vinto 3-0. Non è stato osceno il Napoli, ragazzi. Ha vinto 3-0. No, è stato, se di fronte aveva una squadra che ha delle idee di gioco, non come la Fiorentina, perché la Fiorentina non ha idee di gioco. La Fiorentina basta mettersi dietro. Ma io che non ho idee di gioco, una squadra che... No, io non sono d'accordo, la Fiorentina non ha idee di gioco, Tommy. Vediamo il calcio. Ma la Fiorentina oggi poteva giocare... 2 ore e non segnava mai. Perché hai 3 attaccanti e Consolà 4 attaccanti che sono oggi molto limitati. Ragazzi, dobbiamo dirci la verità. Secondo me è il gioco della squadra. Secondo me, se al posto di Beltran ci fosse stato Simeone, al posto di Conè, Kvara, al posto di Bregalo, ma Simeone. No, Flavio, se al posto di Conè... Flavio, allora hai ragione che... Non cambia niente se cambia. Non cambia niente, dai. Non cambia nulla. Io, ragazzi, il gol che ha fatto oggi Simeone non lo vedo fare un giro avanti della Fiorentina. Perché non mi dite quello, un pallone fertile. Ma chi gliela dà la palla, Simeone? Ma chi gliela dà la palla? È brava, chi gliela dà? No, il pallone che ha avuto Simeone, ragazzi, è molto più complicato di quello che ha avuto Conè. Ma gliela ha data qualcuno la palla? Ma gliela ha data davanti alla porta e l'ha incrociata bene, ma gliela ha data davanti alla porta. Ragazzi, il gol di Simeone è un grande gol, eh? Sì, è un bellissimo. Vabbè, dai, ma Simeone a Firenze si è massacrato, ora via, per favore. Lasciamo stare, io dico bello, che l'occasione che ha avuto Simeone è molto più complicata rispetto a quella che ha avuto Iconè. Era rifilato, eh? Simeone dà la palla a Simeone. Ma Beltrano l'ha avuta una palla come quella avuto Simeone. Esatto. Cioè, ha avuto in area e ha fatto un passaggio al portiere, ragazzi. Il portiere deve fare gol. Ragazzi, c'entra avanti. Da che mondo è mondo, deve fare gol. Cioè, non ci sono. Ma la squadra lo deve mettere anche nelle condizioni di farlo gol. Ma anche il centravanti deve fare delle robe per poter far gol. Ho capito, Flavio, ma certo, non è che puoi avere il bomber. Tra una colpa di due, ma non è che non hai Vlahovic. Io lo sto, ragazzi. Io ho messo 5 a tutti quanti oggi, perché per me oggi, a parte i Conè e Brega, ora ci sono giocatori che hanno fatto peggio degli altri, ma non salvate Beltran, perché se no non avete capito un cazzo di cosa deve fare il centravanti. Io non sto salvando Beltran. Io non sto salvando. Io ho messo 5 a Beltran. Ragazzi, cosa li vuoi mettere a Beltran? Una squadra che perde 3-0 e uno che non è mai pericoloso. Cosa li vuoi mettere? Flavio, hai ragione. Io ho detto solo, secondo me Biraghi è andata peggio. Tutto qua. Va bene, sono un'opinione. Il mio commento è stato questo, Non ho detto si parla di Beltran, si mette mezzo Biraghi. Siete ossessionati da Biraghi, ragazzi. No, ve lo dice uno che per me è meglio di Parisi, Biraghi, figura. Non siamo ossessionati, gli ha messo lo stesso voto, l'ho commentato tutto qua. L'ho messo a tutti, ho messo a tutti 5. Cosa vuoi mettere una gara? Vabbè, dato comunque un voto alto di Conè Brecalo, quindi c'è un voto più alto di Conè Brecalo che ha messo, quindi andiamo a leggere e poi ci scanniamo per bene. Beltran 5, si impegna, non è mai pericoloso, un centravanti deve essere pericoloso, in mezzo a difensore Napoli non la prende praticamente mai. Zola, anche lui, voto 5, il suo ingresso in campo regala profondità alla manovra, vero, riesce a sfondare spesso la difesa del Napoli, ma poi non è capace di essere decisivo, palla al piede, né in nessun altro modo. Quelle due palle che doveva mettere nel mezzo, c'era Beltran e Bonaventura, non è riuscito a mettere. Bravo per il movimento, ma cacchiarola. Un attaccante in Serie A, una palla in mezzo per il compagno, la deve saper mettere, ok? Quindi poi ancora io, ecco, Sottil, Flavio gli ha messo 5, ma lui veramente sul serio è riuscito a far peggio di Brecalo, perché non ha per fatto me niente. No, per me è SV, quello da 4, da male anche lui. Leggi i commenti, poi andiamo nelle discussioni, già, che sennò perdiamo troppo tempo. Sottil, voto 5, ci siamo accorti che fosse entrato solo dalla distinta, ha fatto 2 passaggi all'indietro. E chiudiamo con Parisi, voto 5, chi si chiede perché non gioca ha avuto la risposta. Si perde il Zerbin sul 2-0. Bella frase, bella frase. O qualcuno pensa che abbia fatto una buona partita Parisi? O c'è qualcuno? No, assolutamente. Anzi, io era vederlo, ha detto, ora ho capito perché non gioca, però. Ragazzi. Parisi oggi fa peggio di Biraghi. Pari si fa segnare Zerbin, ragazzi. Zerbin doveva marcarlo Biraghi. Chiedo, perché magari secondo me doveva marcarlo Biraghi. Zerbin, ah, bello, che simpatico. Non c'era, sì, no, sapete cosa, ragazzi? Qualcuno di voi, parlo voi, ma dietro di voi c'è la mentalità del tifoso fiorentino. Avete rotto il cazzo perché avete fissato dei giocatori ed è sempre colpa loro. Oggi Biraghi, ragazzi, fa una partita che non è peggio di tanti altri. Ma di chi si parla? Di Biraghi.
Cioè, Parisi, ragazzi, entra e fa peggio per me Biraghi. Per me Biraghi peggio gioca peggio di Biraghi ha fatto Parisi, ragazzi. Peggio di Biraghi ha fatto Parisi. Peggio, ragazzi, di Biraghi. Ad oggi la cosa che va sottolineata, e poi vi saluto, è che va sottolineata la mediocrità di questa rosa e siamo quarti in campionato. Quindi cosa si aspetta a fare qualcosa sul mercato? Non lo so. Con questa vi saluto, la perché sintesi perfetta. Girano le scatole e dire poco. Un bacione a tutti e sempre Forza Fiorentina. Ha ragione Fili, ciao Jack. Ha ragione Fili quando dice perché Biraghi è il capitano e dà più responsabilità. Quindi è un discorso morale? Lo posso accettare il discorso morale? Capitano, eh? Se, facciamo, se facciamo un discorso morale, allora vi posso accompagnare. Ma dire che la Fiorentina oggi perde 3-0, tra l'altro due gol li prende con Biraghi in panchina, di chi si parla qui? Di Biraghi? Secondo me è accanimento. Fermo restando che per me, e chi ci segue lo sa, per me Biraghi non è all'altezza di giocare nella Fiorentina. Però vedo un po' di accanimento su Biraghi. No, perché oggi la Fiorentina perde 3-0. Oh, Biraghi 2-3-0, non è in campo. Di chi si parla? Di Biraghi? Secondo me è un po' troppo. Sul gol di Simeone, ragazzi, Simeone fa un grande gol. Forse sì, ma Biraghi è lento sul gol di Simeone. Molto lento. Secondo me lì ha più doppia quarta di Biraghi, Tommy, perché chi ha fatto il difensore centrale sa che quarta è. Messo male col corpo. No, no, è vero. Un disastro quarta in quell'occasione. Ma di chi si parla? Di Biraghi. Perché lì Simeone lo demacca a quarta, non Biraghi. No, Flavio, anzi, quarta lo tiene in gioco. Discorsi, erro, eh. Facendo dei discorsi un po' troppo vaghi, perché non è vero. No, no, io, il mio discorso tecnico, Pricci. Non tiene in gioco Biraghi Simeone, da un punto di vista tecnico, tattico, la colpa è di quarta, non di Biraghi. No, no, ma sto dicendo, lo sa. Stai continuando a dire... Bene, ma stai continuando a dire si parla di Biraghi quando ti assicuro che in tutta la live non è stata data esclusivamente... No, io sono entrato sento dire ma Biraghi, Biraghi, Biraghi. Ragazzi, Biraghi oggi ha sbagliato, ha preso 5 come altri 10 calciatori. Per me oggi Biraghi non fa peggio di Bonaventura. No, per me sì. Non fa... fanno male tutte e due. Fanno male tutte e due, una è 5 e l'altra è 5. Paradossalmente, oltre a Arthur, cioè, è brutto da dire, ma Iconè è